Secondo me i giovani sono quelli un po' più a rischio, perché sono quelli che fanno più comunella, sono quelli che fanno più assembramenti. È diverso dai giovani e agli adulti, secondo me c'è sì. E Quindi vaccinare loro per salvaguardare gli altri, è un po' questo il concetto? vaccinare anche loro per salvaguardare tutti, non solo gli altri, gli anziani, i più piccoli, chi come mio marito ha problemi di salute, sì. Secondo me sì, favorevole. Favorevole quindi. Sono loro che prevalentemente rischiano di spargere il contagio praticamente, come tutti gli altri del resto. In visione di un ritorno a scuola, penso proprio di sì. L'avrei fatto già anche prima, io in visione proprio della scuola per loro, perché secondo me è una mancanza non andare a scuola per i ragazzi, incredibile. Penso che vada bene. E perché secondo lei per l'inizio della scuola? Sì, per il fatto che vanno, che sono in gruppo. Ma anche noi che siamo 60 anni, va bene, dai, bocce da 10-15 anni, magari sono ancora bambini, penso di no. Io sono d'accordo assolutamente sui vaccini, quindi penso che vada assolutamente bene, anche per evitare eventuali contagi con eventuali nonni che abitano insieme ai ragazzi e via dicendo, quindi sono d'accordo. Anche tra i giovanissimi. Anche tra i giovanissimi, i miei figli, assolutamente. Sono d'accordo e sto aspettando anche io quando avrò la possibilità di fare. Quanti anni hai? Ho 22 anni e considero che solo così possiamo combattere la pandemia. Penso di sì. Anche per la ripresa, diciamo, dell'anno scolastico? Penso di sì, è una protezione, quindi restiamo sulle parole della scienza.